di saziare i pesci. Se non può nutrire nient'altro, almeno nutrirà la mia vendetta. Mi ha maltrattato, defraudato di mezzo milione. Ha gioito delle mie perdite, deriso i miei profitti, disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici, saziato i miei nemici. E per quale ragione? Perché sono ebreo. Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi, consistenza, sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non soffre delle stesse malattie, non è curato con gli stessi rimedi, scaldato, agghiacciato dallo stesso inverno, dalla stessa estate di un cristiano. E se ci pungete, non versiamo sangue? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci fate torto, non ci vendichiamo? Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non assomigliarvi anche in questo? Se un ebreo fa torto a un cristiano, a che si riduce la sua carità? Alla vendetta. Se fa torto a un ebreo, quale esempio elevato di sopportazione gli mostra un cristiano perfetto? Solo vendetta. Io metterò in pratica la malvagità che ci insegnate. Non sarà difficile che io vada anche oltre, ben oltre l'insegnamento.